Ciao a tutti ragazzi, qua c'è solo 4 benvenuti in questo nuovo video su Inside, questo videogioco uscito il 7, che è disponibile su PC, comprato da Steam. Siamo qui con Simone, Ciao a tutti. come avete sentito. È un gioco molto molto carino, finito da Simone una volta, questa è la seconda volta che lo gioco. E abbiamo deciso di iniziare una serie su questo, quindi se vi può interessare, lasciate mi piace per farci capire che vi interessa Interessa. appunto. Questo video è formato in un modo un po' strano perché non è commento live, perché abbiamo avuto dei problemi con Audacity e Bandicam, perché siamo sul computer di Simone, quindi non usiamo il legato. Tutte le volte che registra Jack 04 succedono dei problemi. Ovviamente, alla fine è sempre colpa mia. E quindi c'è. Siamo noi che commentiamo L'abbiamo già registrato. quello che questo qui a destra ha combinato. Niente. Rispetto a Limbo, che è l'altro gioco di questo studio che hanno già rilasciato nel 2010, cioè, sono degli elementi stealth che in Limbo non c'erano. È sempre un gioco a puzzle, però in Limbo ci sono puzzle più. Diciamo che quella è la componente principale. Qua la componente principale è l'esplorazione, l'atmosfera e la storia, che è molto più presente. Adesso vediamo che ci sono delle figure mascherate che attraverso il bosco stanno portando questo camion verso destra. Mettiamolo così. E appena ci vedono, diciamo che non sono contenti di vederci. Non ci vogliono bene. Adesso il cane ci ha sentito e parte la scena dell'inseguimento. Di nuovo arriva il cane che c'era stato prima. Diciamo che i puzzle qua rispetto a Limbo sono più dei puzzle legati alla storia, cioè devi capire bene qual è il momento giusto per fare certe azioni. Però non sono dei veri e propri puzzle, nel senso tira la leva, schiaccia il bottone, aspetta l'azione successiva. Quello è più Limbo. In generale, secondo me sono fatti meglio perché appena capisci cosa devi fare, anche quello è il momento in cui passi il puzzle. Mentre in Limbo capisci cosa devi fare, ma magari passi altri 10 minuti a provare a riprovare perché lo stai facendo con un millisecondo di ritardo rispetto a quanto vuole il gioco. Che non è molto divertente secondo me. Qua è la scena in cui la prima volta che giochi è garantito che muore. Devi capire che a metà inseguimento devi fermarti un attimo, prendere, ripartire, come fai ad arrivare? Subito. Qua mentre ti immergi vedi questi cavi gialli. Magari uno su subito non ci fa caso, ma in realtà se decidi di seguirli, se si decide di seguirli, si arriva a delle aree nascoste. Ce ne sono 12, mi sembra. E se le prendi tutti, più facendo una certa azione che vi faremo vedere verso la fine del gioco,
si sblocca una certa qualche ricompensa che vi faremo vedere sempre alla fine. Quindi lo scopriremo non solo vivendo, insomma. Esatto. Comunque questi cavi gialli ci sono tutte le volte che c'è una qualche stanza da raggiungere nascosta, tranne in un punto che è la prossima stanza, che è l'unica che ho dovuto andare a cercarmi, perché se non sai dov'è non la trovo. Qui stanno continuando a cercarci. Seconda stanza segreta qui intorno, infatti io sto cercando di capire dov'è, ed è questa botola che è nascosta nel mais, che però non c'è nessuno, è l'unico punto in cui non ci sono i cavi gialli, quindi come fai a sapere che c'è lì? Se non la cerchi? Boh. In Penso. questa stanza c'è una porta che non si apre, una leva che non funziona, che funzionerà solo Indovinate quando? verso la fine del gioco. Vi faremo vedere dove porta quella porta. Dove porta quella porta? È bruttissima. Dove si apre e poi si apre. Qui sopra del personaggio vedete una foto in questo laboratorio nascosto, che è la foto di un qualcosa che apparirà sempre, Verso la fine del gioco. che vi faremo vedere. Ovviamente, verso la fine del gioco. Come facciamo il jingle? Fai il jingle? Ciao, verso la fine del gioco. Dove porta quella porta? Porto quella porta da Bruno Vespa. Tanto questa parte l'ho silenziata. Qui iniziamo a vedere che il mondo di questo gioco è un mondo molto simile al nostro, ma dove tutte le varie attività, tipo le fattorie, le fabbriche, poi le città, sono state completamente abbandonate perché tutti i vari abitanti di questo posto sono coinvolti in un esperimento. Anche i bambini in realtà. Quindi tutto il vecchio mondo, diciamo, è stato in parte abbandonato e in parte riutilizzato, ma per scopi diversi, e in parte è stato costruito sopra delle altre costruzioni, appunto per utilizzare come locali per questi esperimenti. Qua l'obiettivo è ottenere quella balla di fieno per riuscire a passare il muretto. Prima attiviamo il generatore. Apriamo la porta per far entrare i pulcini. Basta. Il trucco è andare verso il fondo del muro. Lo facciamo messo 2 volte. Aspettare carino. Piccoli. Poi qua mi stanno seguendo troppo in fretta.
veloce, 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 attivare la macchina. C'è un Capo giallo che vi faremo vedere a fine verso la fine del gioco. Esatto. Io sto provando a prendere uno screenshot, però con il programma che usiamo l'F12 ha un'altra funzione, quindi no, non me l'ha fatto prendere. Programma che uso. Il problema è che qualcuno mi fa usare. Certo, perché non voglio usare l'allegato, quindi capire. Ma per registrare lo stesso computer non ha senso usare l'allegato. Scusa, no? Io lo uso. Tu? Appunto. Perché non funziona più? Come non funziona più? Ha dei problemi di registrazione. Bravo. Grazie. Bravo. Mi sto riprendendo. Magari un problema di. Sai che ti avevo detto che funzionava tutto senza voice meter. Magari il problema è di quello. Ma il tuo prezzo preferito è un maiale. Neanche in Antilla. Carcassa. Giochiamo. Ah, tanto devi fare let's play, quindi. Vero. Mi hai detto facciamo l'altro finale. Per qualche motivo non mi ha preso il comando. Non è colpa mia. Ha sempre colpa tua. Controllo. Quando l'ho giocato la prima volta, questa frequenza qua l'ho fatta senza errore. Tutte le volte che l'ho fatto dopo, sempre morto. È palesemente colpa tua. Io non c'entro niente. Spiegami sta roba. Se non sei capace di giocare, no? Sarà. Sarà colpa tua. Bimbo! È chiaro che chiamo lei. Qui vediamo che questo gioco, cioè che l'esperimento di cui parla questo gioco, ha a che fare con E1, Il controllo E2, E3. mentale. La prima volta che ci abbiamo provato, Jack 04 si chiedeva. Si Cosa mi chiedeva? chiedeva. Cosa mi Questi qua chiedeva? che lui controlla, cosa sono? Ah già, è vero, sì. Ho fatto una domanda intelligente per una volta. A volte, anche tu. Ogni tanto. Qualcosa faccio. In realtà il gioco non dà una risposta precisa. Sembrano umani, ma dopo ci sarà, molto dopo ci sarà una scena che ci farà, ci darà dei dubbi. Provate a indovinare quando. Verso Scrivetelo nei la commenti. fine del gioco. No, verso la metà del gioco. Però scriveteci comunque dei commenti. Scriveteci dei commenti. Però
Perché non è che i video con 1400 visualizzazioni sono gli unici che hanno i commenti. Comunque qua adesso entriamo in questa mega struttura che è stata costruita intorno alla città, che contiene tutte le stanze di ricerca di questo esperimento. E riusciremo ad uscirci soltanto. Verso la fine del gioco. Esatto. Qui vengono fatti infrarare vari soggetti. Adesso quel camion è arrivato dalla foresta. È uno dei pochi puzzle dove bisogna andare verso destra e non verso sinistra. Cioè verso sinistra e non verso destra. Comunque ci serviva un ulteriore appoggio per saltare verso quella piattaforma in alto. Sollevando questo ce l'abbiamo. Spoiler. Bisogna scappare. Ora si fa cadere la cassaforte, sennò qui crolliamo anche noi. Stavolta non sono morto. Sì, vabbè, no. Ha parlato. Limbo. Ma Limbo, stia lì, guarda. Ho Sì, fatto solo arrabbiare oggi Limbo. Follow the yellow. Senza il de. cavo giallo. Ah, c'è un achievement per ogni generatore qua che disattivi. Perché non ce lo danno? Perché li ho già presi tutti. È il mio primo playthrough. E comunque non registrerebbe. Perché non averlei. Ma fai domande inutili, fai. E per una giusta che ne faccio bisogna farne altre 15 sbagliate. Questo è sempre impossibile. E qui lo scopo è far andare due questi qua controllati su quelle due piattaforme che vedete, in modo da far accendere entrambe le luci, solo che sono fuori centro, come vedete, come tra poco vedete, ecco. E quando uno va su una piattaforma l'altro è già a metà stanza, quindi bisogna chiudere di nuovo la serranda. Chiudere il negozio. Farli andare entrambi su tutte e due, sulle pareti opposte, in modo che così si centrano rispetto alla stanza, e farli andare sulle piattaforme. Notare il modo in cui cadono. Sì. Lui lo dice senza sapere il perché, però notare il modo in cui cadono, perché oltre alla fine del gioco Andam. scopriremo che è una cosa importante per la storia, non per riposo. Limbo! Ogni tanto ci sono Ogni questi. tanto ci sono dei riferimenti a Limbo. Beh, mica potevano abbandonare il limbo. Qui c'è un altro cavo giallo, come vedete. Intanto i controllati vengono fatti rientrare sempre più all'interno della mega struttura. Gli adepti. Questo lo scopri anche se non sai dov'è, scopri anche perché se cadi, se muori mentre ti fai quel salto, cadi esattamente qua. Quindi questo è uno di quelli facili da trovare.
Ma detto siamo in una città, ma allo tempo stesso siamo all'interno di quella mega enorme struttura. La città è completamente abbandonata perché la stanno usando per gli esperimenti. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace e un commento. Un saluto da Jack04 e da Simone. Ciao a tutti! Noi, se questo tipo di video con il commentary non in live vi piace, scrivetecelo nei commenti. E noi ci vediamo, non si sa quando, in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.